Bentornati da Mr. Checkers. Oggi facciamo una sfida molto particolare perché ho 38,5 di febbre, mi sta risalendo ed è una sfida molto, secondo me, molto difficile perché ho la testa che esplode. Sfiderò un avversario molto molto forte, vale a dire il supermutante supremo, che ora fa il suo ingresso nell'arena. Io mi siedo col bianco. Ah, si è seduto lui col bianco, a posto. Iniziamo, via. È la prima volta che gioco con l'influenza. Magari mi verranno idee per altre sfide in futuro, chi lo sa. Come vedete sono in pigiama. Influenza veramente fastidiosa. Non so, faccio questa. Proviamo. Già siamo partiti molto male. Apertura difficile per il nero. La partita 21, 18, 10, 14, 23, 19. Non è propriamente la meta del bianco. Adesso vediamo. Forse non è così difficile come sembra. Vediamo. Se riesco a pareggiare, mi bacio i gomiti. Ho mal di testa, male alle ossa. Febbre che sta tornando, proprio condizioni veramente improponibili. Mo che faccio qua? Proviamo questo. Allora, oddio, cos'è sta roba? Allora, questa. Unica. Mi sa che è persa. Mi sa proprio che è persa. Proviamo il tutto per tutto. Inutile. Inutile, inutile, perché mi fa un altro attacco e finisce tutto. Però voglio lo stesso continuarla. Non ho tanto da fare ormai. Abbandoniamo vediamo un po' come me la cavo con il bianco. Possiamo fare questa. Proviamo così, questa variante è leggermente debole. Non so cosa ho sbagliato all'inizio. Non riesco a capirci nulla in queste condizioni. Allora.
Allora, cosa possiamo fare qui? Questa. Facciamo questa, eh. Oggi ho la carica di Barsotti. Intanto il super mutante supremo mi devasta. Che facciamo qua? Allora. Niente, si abbandona qua. Io stavo pensando a questo cambio, solo che dopo, se mi attacca, paura di rimanere bloccato. Se invece facessi questa. Non so, siccome non sto tanto bene, per niente bene, proviamo la soluzione veloce. Che è anche una pessima soluzione. Vabbè. Facciamo così. Vabbè, abbandoniamo. Proviamo di nuovo l'ultima. Deboliamo il nostro biscacco come tanto piace al nostro maestro. Così mi sgrida. Ebbene, adesso che facciamo? Se invece facessi così, vediamo così. Se non ho fatto una cagata, ci può stare. Allora, adesso. Sa che ho fatto la cagata. Proviamo lo stesso. Sembra funzionare. E adesso che si fa? Questa, per forza. Questa e questa. Ottimo, così perdo il pezzo e è finito anche così. Andiamo a dama, vediamo se riesco a bloccargliene una. Una tortura, ragazzi, veramente una tortura. Un mal di testa. Ma che cavolo gli è venuto in mente di fare sta sfida? Solo a me poteva venire in mente. Allora, questa. Molto bene. Allora, andiamo qua.
Molto bene, persa. Niente, dai, è andata. È andata, però continuo. Niente, abbandono. Vediamo come va con il bianco. Non capisco neanche quando tocca a me. Un disastro totale. Molto bene. Finita anche questa. Andiamo avanti. Bene. Persa. Siamo l'ultima? Dai, ultimissima. Però io ho un'idea. Mettiamo un minuto più uno, eh? E vediamo. Sfida ancora più impossibile. Cosa facciamo? Questa. Sacrifichiamo e andiamo ad Ama. Qua c'è il cambio, inevitabile. Qua non posso attaccare, c'è il tiro. Che posso fare? Ah, l'unica cosa che posso fare è cercare di damare un'altra volta. Tenergli bloccate le pedine. La chiamerò la sfida in pigiama. Allora. Ah, unica questa. Se no c'è il tiro a due. E adesso è persa totalmente. Vabbè, abbandoniamo. Per carità. Non voglio farmi del male.
Allora, andiamo qua, a sponda. Poi, facciamo le due. Poi devo dare il cambio qua. Ok, non ci capisco nulla, ragazzi. Sto andando praticamente a caso. Allora, vediamo se così si può ancora aggiustare. Mi sa di no. Fortunatamente riesco ad avere un attimino la mossa, ma la perdo. Allora. Fortunatamente un tubo. Accendiamo un cerino e speriamo in bene. Sta finendo il tempo. Mi devo sbrigare, non me ne ero accorto. Ottimo. Proprio perché sta finendo il tempo, ho perso. Beh, dai, prova non superata. Troppo difficile. E adesso torno a letto. Grazie per avermi seguito. Alla prossima.